come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne, come figli di questa stessa terra, come fratelli. Se parteciperete a questa custodia, sarete in me. È sceso il sipario a Gangi sulla 12ª edizione di Vivere in Assisi. L'evento ha fatto registrare numeri da record con oltre 7.000 presenze. Il Borgo Matonita, che fa parte del circuito turistico Bella Sicilia, si conferma leader in Sicilia per le manifestazioni live. La rievocazione medievale francescana sulle tracce della vita di San Francesco, grazie ai circa 250 figuranti con il suo corteo storico e le rappresentazioni nell'antico quartiere al monte, ha emozionato i visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia. L'antico quartiere del borgo si è trasformato durante la kermesse nell'Assisi del 1200, una rievocazione storico-medievale sulle tracce della vita di San Francesco. Vivere in Assisi, organizzata dall'omonima associazione, ha riproposto l'esperienza spirituale del santo attraverso un format inedito tra teatro, danza, canto, poesia, monologhi, dialoghi e scene multimediali. L'evento ha visto il patrocinio del comune di Gangi e la collaborazione di diverse associazioni locali. Nel centro storico di Gangi è stato possibile degustare anche piatti tipici dell'epoca e altre eccellenze gastronomiche locali. Presenti le telecamere di Onda TV e Bella Sicilia, che hanno contribuito a dare risalto ad uno degli appuntamenti principali di Gangi, che si svolge con cadenza biennale. Via! Uno! Due! Tre! François? François, où es-tu? François! François, ton père est arrivé de son long voyage. Il t'attend chez nous. Maman, s'il te plaît, encore quelques minutes. Non, François! Allora, allez, vite! Ho fatto, maman, perché non ci racconti una delle tue storie cavalleresche? Che ne pensate? Sì. E siamo in compagnia di Roberto, siamo a Gangi perché tra poco vivremo l'esperienza di vivere in Assisi e tu sei l'ideatore, possiamo dire, tutto nasce 24 anni fa. Esattamente, tutto nasce 24 anni fa quando non avevo i capelli bianchi, erano più lunghi, io insieme a un ristretto al loro gruppo di terziari francescani abbiamo pensato che si poteva parlare di San Francesco in modo differente e ci siamo così ideati questo format che oggi è così un po' riconosciuto in tutta Italia e anche così apprezzato anche in altre manifestazioni. Vedrete una manifestazione, un vero teatro sotto le stelle. Che significa teatro sotto le stelle? Significa che quest'anno abbiamo circa 200 figuranti e già 60 di questi figuranti reciteranno live. Diverse scene, ogni scena parlerà della spiritualità di San Francesco applicata, perché questa è la bellezza di vivere in Assisi, che ogni due anni cambia totalmente tema. Quest'anno ci siamo ispirati alla Fratelli Tutti di Papa Francesco. Perché ci siamo ispirati a questo tema? Perché riteniamo che è necessario riprendere quella libertà che ci è stata negata a causa del Covid. Covid che ha negato lo stare assieme, ha negato i legami più stretti, ci ha separato non solo fisicamente ma anche socialmente, per cui Vivere in Assisi vuole lanciare quest'anno questo messaggio affinché possiamo rinascere di nuovo alla speranza. Avete ottenuto tantissimi riconoscimenti nel corso degli anni e Gangi è diventata anche città sicola internazionale della storia francescana, anche grazie a voi quindi. Sì, a noi piace metterci in gioco. Quindi oggi ci conoscono in tutta Italia, abbiamo così preso, abbiamo avuto il riconoscimento di Italia Medievale a Milano, Italia Live, il premio Italia Live nel 2015 con
diciamo, una grande soddisfazione, perché più di 40.000 persone in Italia hanno votato Vivere in Assisi. Poi ci siamo ripetuti fuori concorso nel 2017, addirittura raddoppiando il consenso in Italia. E dopo ci siamo così lanciati su questi premi internazionali, uno dei quali ha visto anche diventare Gangi città sicola internazionale. E noi, quali organizzatori, mi riferisco all'associazione che dirigo, il Centro Studi Francescani Medievali, ci hanno riconosciuto anche di essere accademici italiani della storia francescana. Quindi c'è tanto studio dietro Vivere in Assisi, oltre che tanto lavoro di organizzazione. Questo ve lo faccio vedere più tardi a voi, sì, dai costumi, dalle scenografie macro e micro. Noi cerchiamo in tutti i modi di raggiungere quel dettaglio, perché se dobbiamo fare un viaggio immersivo all'interno del Medioevo, allora è necessario che tutti i dettagli vengano apprezzati, ma non solo da un punto di vista così visivo, ma anche con gli odori, gli effetti. E da qualche anno ci apriamo anche al multimediale, quindi è sì un viaggio nel Medioevo, ma anche con aspetti abbastanza moderni. Contro uno dei più grandi cavalieri della Tavola Rotonda, libera la mia regina Ginevra. François, ti aspetto a casa, non fare tardi. Giammai, meglio morire in combattimento che dare la vita a te. Prendi questo, vediamo che sai fare. Uno! Due! Vai via da qua! Non importunare la gente per bene. Dai, prendi qualcosa da mangiare. Patrui, mi toglie la voglia di ridere e scherzare. Peccato che sei donna. Se no, potresti far parte del nostro gruppo di capo. Con quelli in cui credo. Cosa credi? Che il cielo frega la terra. Ecco, la pensiamo allo stesso modo io e te. Penso al cielo, penso alla forza dolce dello spirito, che senza violenza ma con determinazione mi dona l'impeto all'azione. Sia come sia, in fondo io e te siamo uguali. Sai cosa sarebbe bello fare? Cosa? Mettersi a testa capovolta, con i piedi rivolti verso il cielo. E magari affondare nelle nuvole. Perché no? Forse così si potrebbe scoprire un altro tipo di vita possibile. Dove guardare gli altri con gli occhi del cuore. E le telecamere di Onda TV e Bella Sicilia sono ritornate a Gangi. Siamo nel centro storico di questo bellissimo borgo. Sindaco, stiamo per assistere a Vivere in Assisi. Finalmente, direi, perché con la pandemia è saltato e quindi lo aspettavamo veramente con ansia. Per noi oramai è nel nostro cuore, è diventata una delle manifestazioni clou della destagionalizzazione del turismo a Gangi. E quindi è, come dire, una festa e una manifestazione che non solo a livello siciliano ma è diventata a livello nazionale, oramai vengono da tutta Italia, e qui sia per il fatto, diciamo, proprio turistico, ma soprattutto anche per il fatto, diciamo, di l'atmosfera, l'amore che si respira all'interno della manifestazione. Questo è l'ingresso del percorso, ci troviamo appunto in una zona particolare di Gangi. Sì, assolutamente, questo è proprio l'ingresso di Assisi, praticamente, perché Gangi, questa parte di Gangi si trasforma proprio in una piccola Assisi, è la parte medievale di Gangi, dove c'è il castello e soprattutto c'è la chiesa del Monte dei Frati Minori, che è dove è nato tutto praticamente. Una manifestazione che ha un'origine che risale a diversi anni fa. Sì, è alla 12ª edizione, tenete presente che si fa ogni 2 anni, è biennale, quindi ha una storia già di 24 anni, quindi è veramente nata, diciamo così, per la volontà di un gruppo di ragazzi che frequentavano il monte. Oggi è diventata una manifestazione veramente importantissima e imponente, vedrete, perché ci sono più di 250 persone che lavorano per la buona riuscita, quindi si può considerare anche una manifestazione di comunità. Dimmi, Caino, dov'è tuo fratello Abele? Io non lo so. Non sono mica io il custode di mio fratello. Caino, cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal suolo. Responsabile della comunicazione di questo grande evento Vivere in Assisi. Buonasera a tutti, benvenuti. Sì, io faccio parte dell'ufficio della comunicazione di questa grande manifestazione e siamo ormai pronti per dare il via alla 12ª edizione. Vivere in Assisi torna quest'anno dopo gli anni difficili della pandemia con un messaggio universale di Francesco d'Assisi che vuole essere di speranza e di rinascita. La sceneggiatura che vedrete è ispirata all'enciclica papale Fratelli Tutti e vuole proprio portare tra la gente nuovamente il messaggio attualissimo di Francesco d'Assisi, nella piena consapevolezza che il mondo è ormai la casa comune in cui tutti dobbiamo imparare a vivere veramente come fratelli. C'è una macchina organizzativa abbastanza grande, proprio per questo la manifestazione si tiene ogni 2 anni, perché diventa anche difficile organizzarla annualmente. Sì, la manifestazione è biennale, ve ne accorgerete, perché Vivere in Assisi non è mai uguale a se stessa, quindi ogni edizione cambiano le scenografie, sia macro che micro, cambiano le sceneggiature, cambiano anche i costumi, perché ovviamente in base alle sceneggiature ci saranno dei figuranti e degli attori che reciteranno in abiti nuovi. Sono abiti che sono curati dalle nostre sarte che si occupano appunto dei costumi, seguendo proprio un attento studio di quelli che erano i costumi dell'età medievale, quindi sono veramente perfettamente riprodotti. Vi renderete conto che Vivere in Assisi è una fusione purissima di più arti. Vivere in Assisi è teatro, Vivere in Assisi è danza, canto, dialoghi e monologhi fortemente introspettivi. I nostri visitatori, che saranno tantissimi, già ne abbiamo piena contezza come nelle altre edizioni, si troveranno a vivere un percorso fortemente spirituale ma anche compiutamente fisico, perché vedete le riproduzioni, Gangi si fa Assisi del 1200, quindi entrare nel percorso della rievocazione significa respirarne gli odori, assaporarne l'atmosfera, significa proprio fare un salto tanto repentino quanto affascinante nell'epoca medievale. Come si articoleranno le giornate di Vivere in Assisi? Partiremo questa sera con il primo spettacolo alle ore 19, i visitatori entreranno in gruppi, ogni 20 minuti entrerà un gruppo fino all'ultimo spettacolo che si terrà intorno alle 23. Ovviamente la sceneggiatura è sempre uguale, quindi ogni gruppo che entrerà vedrà le stesse cose del gruppo che l'ha preceduto. Così anche domani, sabato e domenica, la rievocazione sarà preceduta da un magnifico corteo storico. Il nostro corteo storico è uno dei cortei storici più belli di Sicilia, che porterà tra le vie di Gangi quelli che erano gli strati sociali dell'Assisi del 1200. Non sei né bello né tanto meno nobile. Mi ricordi quando, non sopportando più la tua originalità, ti abbiamo preso con forza e gettato in acqua. Sì, sì, sì. Che tuffo! Tutti i presenti ci hanno applaudito e osannato. Secondo me sputi ancora trote dalla bocca. E va bene, forse sono stato un po' originale. Giusto un po'. È stata allora che... Come l'incontro con il Cristo ci abbia cambiato la vita a tutti noi. Il crocifisso è un mistero. Il mistero del regno di Dio, dove chi si innalza sarà abbassato, mentre chi si umilia sarà innalzato. Il potere è servizio amorevole verso il fratello. Chi sceglie di diventare seguace di Cristo deve abbandonare se stesso, prendere la propria croce e seguirlo. Sembra una scelta folle, controcorrente, ma è proprio grazie a questa scelta che io ho riscoperto la gioia della vita.
Io sono cavaliere, sì, ma di Cristo. L'ultimo di tutto è sempre di tutto. Francesco, cavalcando la briglia sciolta a cavalli d'ombra, mi hai trovato, aggiunto, accolto in un dolce insieme, come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne, come figli di questa stessa terra, come fratelli. Se parteciperete a questa custodia, sarete in me. San Francesco ci ha insegnato davvero tanto e oggi possiamo dire che stiamo vedendo da vicino il suo messaggio. Sì, e San Francesco ha ispirato la Laudato Si di Papa Francesco, dove c'è secondo me un concetto importante, che le ferite alla natura corrispondono spesso alle ferite dei poveri. Ecco, mi sembra importante questa connessione tra diciamo, la natura e i poveri, perché quando in certi aspetti si depaupera la natura, aumenta la povertà. Ecco, questo mi sembra un concetto importante e noi l'abbiamo visto anche in questi giorni qui tra noi, cioè quando si abbandonano le campagne succedono anche gli incendi, come ha detto, ma nello stesso tempo però più si, come si dice, si desertifica un territorio e più aumenta la povertà. Ecco, mi sembra che questo sia il messaggio giusto quest'anno di vivere in Assisi. San Francesco ha portato anche un messaggio di pace, oggi possiamo dire che ce n'è davvero bisogno. Sì, sì. Il tema della pace l'ha sottolineato continuamente Papa Francesco. Possiamo dire che con tutti i suoi interventi ha fatto un'enciclica sulla pace, sotto certi aspetti. La pace è un dono che viene dall'alto. Gli uomini sono incapaci di costruirla. Per cui se rispondono all'appello che viene dall'alto, la pace è possibile. Se si lasciano condurre, ecco, dal Vangelo di Gesù Cristo, la pace è possibile. Ma solo con le forze umane abbiamo visto che è una realtà che continuamente viene calpestata e quindi ritorna alla guerra. Oggi vediamo tanti giovani protagonisti qui in questa edizione di Vivere in Assisi. Un bel messaggio di speranza per un futuro migliore. Sì, i giovani sono i più sensibili, specialmente sui temi del creato, perché giustamente dicono ci stanno rubando il futuro, perché la terra è il bene futuro dei giovani. E i giovani sono il bene futuro della terra e quindi anche questo è un'altra connessione importante, i giovani e la terra. Ecco perché sono tanto sensibili e in questi giorni ho trovato veramente tanto riscontro soprattutto nei giovani, i quali in molti mi hanno scritto perché sono dalla parte della custodia del creato. Questi piccoli borghi siciliani come Gangi ci possono dare anche la possibilità magari di fermarci un attimo e di riflettere, di portare avanti delle riflessioni, perché spesso corriamo sempre, una vita sempre più frenetica, ma qualche volta forse abbiamo bisogno di fermarci. Dobbiamo fermarci ad Assisi, che possiamo dire è veramente una città mistica e qui questa sera in qualche modo voi la rappresentate, però da Assisi esce un grande messaggio. Il messaggio della pace, ma anche il messaggio della custodia del creato. Santissima quella di 1200 anni fa. Una notte santissima, quella che ci apprestiamo a vivere questa notte.
scorciatoia del rifiuto e della scomodità, perché lì c'è il problema dell'umanità. Hai ragione, Chiara. Il bimbo divino che qui nasce viene a toccarci il cuore e a dirci che l'unica forza capace di mutare il corso della storia è l'amore. Dio stanotte si fa vicino a noi perché lui ci ama. Lui ci cerca. Non c'è male o peccato da cui non possa salvarci. Rinasca in tutti la fiducia. Gesù non ha avuto altro intorno se non chi gli voleva bene. Giuseppe, Maria e i pastori. Tutta gente povera, unita da affetto e stupore. E non da ricchezze e potere. Lui le mangiatoie non esalta il denaro e le ricchezze, ma le relazioni e le persone. È la prima persona. Celebrare la bellezza del Santo Natale. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, che era della casa della famiglia di Davide, la città è carità e non di ipocrisia o apparenze. Lui ci chiede verità. Dopo queste sante parole, benediciamo il pane di... Per noi Natale è l'incontro con Dio fatto uomo. Un incontro reso vivo ogni giorno nell'Eucaristia. La notte santa non smette mai di essere la luce che rischiara il nostro cammino. E per il viandante sperduto, disorientato, la mangiatoia diventa un dono, un invito a superare lo smarrimento. È la speranza concreta nel bimbo di Betlemme che ama fino all'estremo sacrificio di un amore senza limiti. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Cristo non chiede sofferenza né morte, ma di affidarci a Lui, vivere assieme a Lui, nell'essenzialità come figli amati sempre, gratuitamente, senza condizioni. Questa verità, lo sai, riempie ogni fibra del mio essere. Eppure mi sento perso di fronte alle diffidenze, alle paure dell'uomo di oggi, che preferisce indossare l'abito di una fede comoda, poiché la prospettiva della croce fa paura. Tu stesso mi hai detto che la vera letizia consiste nell'avere pazienza, e di fronte ad ogni rifiuto, ad ogni porta chiusa, non turbarsi, ma continuare a offrirsi ai fratelli con umiltà. La croce è l'espressione più elevata dell'amore. La croce ha il potere di trasfigurare il fallimento e la sofferenza. Che dolci parole, Chiara.
Cristo sulla croce è povero, è sofferente, eppure obbediente alla volontà del Padre. Guardate, fratelli, lo svuotamento di Dio. Oggi ecco, siamo chiamati a soffermarci sulla vita del poverello di Assisi, che sicuramente è un richiamo all'essenzialità, è un richiamo ai valori più genuini, come ad esempio la pace. E in questo momento abbiamo davvero tanto bisogno di pace, di serenità, non solo per la nostra comunità ma per il mondo intero. Quindi da Gangi vuole partire questo messaggio per tutto il mondo, perché sono diversi i visitatori che in questi giorni giungeranno qui nel nostro paese. Vediamo tanti giovani impegnati qui in queste giornate di Vivere in Assisi, certamente giovani che fanno comunità, giovani che lanciano quindi anche un esempio e che mantengono vivi tanti valori. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere diverse iniziative che vedono coinvolta tutta la comunità, e tutti si spendono mettendo a disposizione il loro tempo e il loro servizio. Sono occasioni che creano sicuramente comunità, che rinsaldano i rapporti, ma che soprattutto testimoniano l'attaccamento che i giovani hanno per il nostro paese in un momento difficile in cui i giovani, ecco, tante volte sono costretti a lasciare i nostri paesi per emigrare. L'auspicio è che, terminata questa rappresentazione, il messaggio di San Francesco continui a circolare. Sì, sicuramente. Questi eventi hanno lo scopo di costituire un momento di riflessione che poi va portato avanti durante tutto l'anno, va portato avanti nelle diverse realtà, sia religiose che sociali che civili. I nostri giovani in questo sono davvero dei grandi veicolatori di questo messaggio. Sei solo! Solo. Uomo, tu puoi essere Dio, tu sei Dio. Se io sono Dio, allora tutto mi è concesso. Posso obbligare chiunque al mio interesse, soddisfare ogni sete di potere, anche attraverso la guerra. Sì! Ma dopo 3 giorni è risorto. Non statelo ad ascoltare, lui mente! Oh, non mento. Abbandonati con la forza della fede a questa verità. Continua spudoratamente a mentire! Abbandonatevi all'amore! Sta mentendo! Apri il tuo cuore. Liberati da questi lacci che ti legano ad una vita senza senso. Fermati! Fermati! Dio ci ha lasciati liberi di scegliere. Le sue braccia aperte sono il segno inequivocabile di un amore fraterno che giunge fino all'estremo per noi. E tu? Tu sacrificheresti la tua vita per loro? Potente, tu carice di rinascita. Thank you.
resurrezione di Gesù, Dio nostro Padre vuole dirci che la vita di Cristo, spesa nel dono totale di sé, nonostante il fallimento apparente sulla croce, ha in sé il segno della vittoria. Francesco, questo dà una direzione precisa alle nostre vite. E non solo, caro Egidio, questo ci dà sicurezza e conforto. Il conforto di non essere da soli, il conforto di camminare tutti insieme. È bellissimo vedere come accudite i bisognosi. Ciò significa e dimostra che il bene non si raggiunge una volta per tutte, ma va conquistato ogni giorno. Perché le ingiustizie, i dolori che scontriamo negli altri interpellano tutti noi, ora e per sempre. Io so cosa vuol dire inseguire ideali vani per dare un senso alla vita senza mai riuscire a trovarlo. Ma ad un tratto, ascoltando te, Francesco, predicava a San Gimignano, ho compreso che tutto è vanità. Ma quando ho visto il suo amore per i poveri, la sua cura nel costruire la chiesetta di Santa Maria a Camargo, anche la mia vita si è trasformata. Quando la vita arde di morte, ci si erge in alto. Chiara, ho sempre colto in te un atteggiamento indomito davanti alle circostanze della vita, anche le più faticose. È proprio così, Chiara. Il risorto che entra nelle nostre case e nei nostri cuori. E conosciamo alcuni dei personaggi di Vivere in Assisi, ma intanto il suo nome e poi ci dice anche cosa sta facendo, perché siamo davvero curiosi. Io mi chiamo Santo e sono un apicoltore. Quindi sono qua diciamo, a esporre il miele, la cera, tutti i prodotti dell'alveare. E adesso stavo preparando la cera per fare le candele di cera d'api. Ho la mia arnia con le mie api lì pure pronte da far sentire. Questa è un'arnia medievale, l'arnia che si usava nel 1200. Ed è un bugno villico, ecco, questo è il vero nome dell'arnia. E niente, io in pratica nel 1200 andavo a recuperare i miei favi, li toglievo le api e da lì poi li spremevo e facevo il mio miele. Da lì poi recuperavo la cera, recuperavo la propoli e da lì poi con la cera faccio le candele. Le candele immergendo degli stoppini nella cera liquida più volte finché man mano si ingrossa e faccio le candele. Il nostro viaggio all'interno del percorso di Vivere in Assisi continua e incontriamo un cardinale? Sì, il cardinale Ugolini è quello che ha accettato obtorto collo prima ma poi con tanta disponibilità la regola di Francesco. E infatti stasera lo diremo durante la performance, proprio diremo questo, che all'inizio eravamo un po' contrari, poi alla fine abbiamo visto che è una cosa spettacolare, bellissima, lo è stata allora e continua ad esserlo tutt'oggi. Chi da laico, chi da cristiano, chi da... Non c'è Francesco, è Francesco ed è unico in tutto il suo percorso. Da quanti anni partecipa a questo spettacolo? Questo è il mio 12° spettacolo. Io ho iniziato facendo il Podestà. Spero di finire facendo il Papa, insomma qualcosa devo migliorare anche nella... Devo dire, hai partecipato forse anche dalla prima edizione a questo punto? A tutte le edizioni, compresa quella dell'anno scorso, di 2 anni fa, il famoso short film. Io ero uno dei personaggi e mi si nota, ovviamente completamente diverso, avevo una barbaccia lunga e bianca ed ero Catone Uticenza, invece ora sono il cardinale Ugolini, che è una figura all'inizio un po' controversa, ma poi è una figura spettacolare e bellissima, così come tutto il percorso è spettacolare, perché ognuno di noi ritrova un po' di se stesso all'interno del personaggio che fa. Perché io, per esempio, per 43 anni ho fatto l'operatore sanitario, ero coordinatore sanitario infermieristico, quindi ho accudito gente che stava male, gente che soffriva.
E oggi mi ritrovo a rifare una scena e a fare una scena dove si parla di gente che soffre accudita dai francescani. Quindi ritrovo una parte della mia vita all'interno, perché Francesco, diciamocelo chiaro, Francesco è uno di noi. Come i tifosi dicono, oh, il presidente è uno di noi, Francesco è uno di noi nel vero senso della parola. È l'uomo, ognuno di noi fa quello che può, lui ha fatto tanto. Quando ha iniziato la prima volta pensava di poter continuare poi nel corso dei di circa 20 anni, perché sono passati 20 anni, visto che era 24 anni, perché la manifestazione è biennale, quindi immaginava all'epoca di poter continuare a svolgere un ruolo in questo evento e poi soprattutto come è cambiato questo evento dalla prima edizione ad oggi? Allora, sicuramente no, come nessuno di noi immaginava questo, perché all'inizio è stata una vera e propria scommessa di Roberto e di tutto il gruppo che fa capo a Roberto. Poi a poco ci siamo accorti che non eravamo noi a volerlo fare, era la gente che ce lo chiedeva, perché dopo la prima manifestazione la gente è rimasta talmente impressionata, uso un termine forte, scioccata da ciò che ha trovato, sia nell'ambientazione nostra, vero e proprio perché il borgo nostro merita, sia nella rappresentazione di ognuno di noi. Quindi a dire subito sì direi una bugia, ma dopo ciò che abbiamo notato abbiamo detto che sicuramente si poteva continuare, si sarebbe continuato con tanto successo, e il successo è venuto. Sapete che abbiamo tanti riconoscimenti e poi ogni volta vivere in Assisi attira tantissimi visitatori, con la soddisfazione di vedere anche persone fuori dalla Sicilia che arrivano qui a vedere questo bellissimo borgo, ma a vedere anche il vostro spettacolo, certamente vi ripaga dei tanti sacrifici. Sicuramente sì, anche perché io faccio teatro da sempre, ma il pubblico è l'anima di chi fa questo tipo di spettacolo. Per noi non è uno spettacolo, ripeto, per noi è come se fossimo inseriti proprio nella vita di allora. Certo, mi piacerebbe ritornare, se avessi la macchina del futuro, si ricorda, c'è un vecchio film, ritornerei proprio in quel periodo, perché è bello rivisitare la tua Italia in modo differente. Noi qui diciamo che la rappresentiamo, anche perché noi viviamo serenamente nel nostro borgo. Il nostro, voi lo conoscete, ormai venite da tanti anni, io mi ricordo di voi durante il presepe, durante tutte le manifestazioni. La gente, vedete come si vive bene qui da noi, l'accoglienza. E per noi il forestiero è come se fosse uno di famiglia. Non è un forestiero, è uno di famiglia. Ci consente di camminare avanti. Ci consente di non perdere la speranza, soprattutto di far riprendere la speranza anche a chi ha perso il cammino. Con tutti voi. L'amore non tollera mezze misure. O tutto. O niente. Camminate con me e io vi mostrerò la via dell'amore concreto. Attingendo dal mio amore, potrete spostare i macigni dai sepolcri del cuore e far entrare raggi di luce negli anfratti di tenebre. Fate rinascere la speranza in questa società gaudente e disperata. La speranza è audace, sa guardare oltre l'orizzonte, sa aprirsi a grandi ideali che rendono la vita bella e dignitosa. Camminate con la gioia, con la certezza di avermi accanto. Camminate nella speranza. Costruite ogni giorno, senza sosta, una comunità di fratelli e di sorelle partecipe e fervente. L'acqua, proprio quella che lui chiese durante l'agonia sulla croce, ma che non ricevette dall'uomo. Ma che vi racconto a fare? Il resto lo sapete già. Jesus fled.
distrugge, che rovina, che separa e che piange. Come avete visto, le scene partono da quando Francesco e Chiara, innanzitutto vi dico che c'è un parallelismo tra la vita di San Francesco e la vita di Chiara in tutte le scene. Partiamo da Francesco e Chiara d'Assisi quando erano piccolini e giocavano ad Assisi, ma anche dalla prima scena c'è già il primo anelito di spiritualità nelle due figure, infatti loro dicono è il cielo che regge la terra. Dopodiché siamo passati alla scena, o meglio, vi faccio un passaggio indietro. Vivere in Assisi quest'anno si fonda sul trito pasquale, giovedì santo, venerdì santo e Pasqua di risurrezione. Nella scena che avete visto nel campetto c'è il giovedì santo rappresentato con il tema della custodia del fratello. Poi siamo passati alla scena del presepe di Greccio, perché vi ho detto che quest'anno vivere in Assisi è entrata nelle celebrazioni mondiali degli 800 anni dei centenari francescani. Dopodiché siamo passati alla scena del Venerdì Santo, dove abbiamo esaltato l'amore di Cristo per l'umanità. Poi la scena all'interno della Chiesa è la scena più multimediale, che è una scena di passaggio tra il Venerdì Santo e la Pasqua di Risurrezione, cioè Francesco che si libera dalle catene, lascia il mondo per poi far spazio alla sua conversione. E poi la scena dinanzi alla Porziungola, l'ultima scena, è quella di dare speranza e ridare luce all'umanità che, come vi dicevo poco fa, esce da un momento molto, molto terribile. E qui quest'ultima scena, quella finale, lo spettacolo finale in cui abbiamo tratteggiato e anche l'aspetto solidale verso il creato, esaltando l'importanza dell'acqua. Abbiamo creato questo effetto particolare, grazie, ci tengo a sottolineare, al coro gospel Joie en Folle, e abbiamo appunto con questa scena, quindi con questa scena corale, con l'utilizzo dell'acqua a cascata, abbiamo esaltato il creato, che come sapete era molto importante per San Francesco. Oh, tremble there, where is your sea?
Daniele, è davvero emozionante il percorso che ci hai mostrato, ma guarda cosa ho trovato passeggiando per i vicoli di Gangi. Una taberna che in queste serate offre un menù medievale. E allora, muniamoci di fiorini, entriamo all'interno e gustiamo qualcosa. Silvia, un salto nel Medioevo anche dal punto di vista enogastronomico, in questo spazio allestito davvero particolare. Sì, abbiamo cercato di evitare quegli ingredienti diciamo più recenti e di riprendere delle antiche ricette medievali rivisitandole con i prodotti locali per promuovere anche quelle che sono le peculiarità del territorio. Allora, quali sono i piatti che avete proposto? Allora, noi proponiamo un antipasto del borgo, quindi un antipasto rustico con prodotti, salumi, formaggi locali, quindi prodotti dai nostri produttori. Poi avremo una zuppa di ceci che è tipica delle nostre località, quindi un piatto caldo con dei crostini, lo accompagniamo con dei crostini e poi abbiamo il piatto principale che è questo spezzatino di maiale sfumato al marsala, lo accompagniamo con un contorno che abbiamo denominato dell'ortolano, ma è un contorno di zucca, quindi promuoviamo i prodotti vegetali, i prodotti dell'orto e alla fine c'è un piccolo dessert. Quindi una pasta fritta zuccherata, noi chiamiamo la sfincia sostanzialmente, quindi la riproponiamo in questa versione. E poi ovviamente abbiamo della frutta di stagione, quindi dell'uva, del vino, dell'acqua ovviamente, tutto accompagnato. La particolarità è il tovagliame, diciamo il tutto utilizzato con questi cocci di terracotta, quindi si potrà brindare con queste caraffe. Cosa ne pensi di vivere in Assisi? Beh, vivere in Assisi ha assunto ormai una rilevanza come abbastanza importante come manifestazione, è un'occasione per promuovere anche quello che è il nostro territorio e quindi non perdiamo l'occasione per farlo a tutti i livelli. Disturbiamo solo per qualche istante la vostra cena, io credo che state gustando veramente positivamente i piatti. Assolutamente sì, anche l'ambiente ci aiuta a questa bellissima cena. Un po' in stile ovviamente e chiaramente insomma ci stiamo divertendo in qualche modo. Avete già fatto il percorso Vivere in Assisi? Il percorso siccome è un po' impegnativo e lungo ci stiamo rifocillando. Okay, quindi prima le energie e poi la passeggiata. Sì, assolutamente sì. Grazie. È la prima volta qui a Gangi? No, noi siamo del posto, okay. Quindi ci teniamo ogni tanto a rivivere questa dimensione storica che è sicuramente interessante e piacevole. Buona continuazione. Grazie. E per chi viene a vedere Vivere in Assisi anche la possibilità di scoprire i prodotti del luogo e di conoscere le aziende, i produttori che hanno scommesso su questa terra che è così ricca. Sì, è ricca di tanti prodotti e di aziende che credono nel territorio. Io mi chiamo Giuseppe Tongarrà, faccio parte dell'azienda Bio Madre Terra. Ci occupiamo di grani antichi, facciamo pasta, farina e di grani antichi, biscotti e pana. Proviamo a descrivere qualcosa dei tanti prodotti che ha portato stasera. Possiamo descrivere, intanto facciamo solo grani non modificati geneticamente, biologici, anche se abbiamo la fogliolina verde, cioè non usiamo nemmeno la chimica consentita, perché i grani antichi non hanno bisogno di chimica, quando si coltivavano non c'era chimica, quindi si fanno alti e gli infestanti rimangono bassi, quindi e riescono a arrivare alla produzione senza chimica. Qui vediamo alcuni dei biscotti tipici del posto. Sì, abbiamo ripreso i taralli che sono li chiamano savoiardi, ma a Gangi si chiamano taralli, quindi mi piace diciamo questa cosa di riprendere le tradizioni. Qui abbiamo un piccolo mulino a pietra che diciamo è in miniatura rispetto a quello grande, però la funzionalità è la stessa, solo che questo qui è per uso casalingo e dopo 5 minuti si riscalda la farina e si deve spegnere perché la pietra minima deve essere 1,20 m e questa è piccolina quindi fa più giri. Riusciamo però a fare una dimostrazione. Sì, facciamo la vera farina integrale, questo è il grano duro nero delle Madonie che coltivo io qua a Gangi. E praticamente lo mettiamo in questo piccolo mulino a pietra, la pietra di sotto gira, quella di sopra invece sta ferma. Se vogliamo la farina più fine abbassiamo la pietra, se la vogliamo più grossolana alziamo girandolo. Quindi ora l'accendiamo e vi faccio vedere la vera farina integrale. E questo
questa è la farina integrale, integra. Integrale, metto il grano e mi esce la farina integrale. Come il corpo umano non ha bisogno più del 14% di fibra, quindi va setacciato. Qua noi diciamo, questo lo chiamiamo un crevo. E invece diciamo in maniera moderna c'è il burratto che fa questo lavoro al posto di farlo manuale. E vivere in Assise è anche l'occasione per promuovere, in questo caso, i dolci locali, le ricette antiche. Sì, buonasera a tutti. Noi siamo il biscottificio Patti, un biscottificio che esiste a Gangi dal 48. Prima c'erano i nonni, i genitori, adesso ci siamo noi. Sì, questi sono i nostri biscotti tipici qua di Gangi. Allora, portate avanti la tradizione. Sì, portiamo avanti la tradizione da più di 70 anni, quasi 70 anni. Abbiamo dei dolci di mandorla e dei dolci all'uovo. Partiamo dalle taralle, facciamo un po' la descrizione. Allora, queste sono delle taralle, sono dei biscotti tipici proprio di Gangi all'uovo, farina, zucchero e uovo, dei biscotti adatti per la colazione, quindi vanno inzuppati nel latte, nel caffè e sono anche buoni nell'acqua. Il dolce quindi per cominciare la giornata, un po' forse come facevano le nostre nonne. Sono cresciuta proprio a taralle e latte, sì, come lo facevano i nostri nonni, mantenendo sempre la stessa tradizione, gli stessi ingredienti da sempre. Poi abbiamo dei biscotti di mandorla, il turronetto, che è anche un prodotto d'eco, è stato istituito qualche anno fa questa denominazione comunale. Ed è sempre un biscotto con a base tutta mandorla e poi c'è una glassa di zucchero e albume sopra. Poi abbiamo questi che sono dei frollini al limone, hanno una semplice glassa al limone sopra, un biscotto molto semplice, molto friabile. E poi diciamo il nostro prodotto più tradizionale che è anche l'amaretto. Tra questi ce n'è uno più amato magari dai turisti? Allora, quello più amato dai turisti sì, è il torronetto perché è molto tipico e c'è proprio molto tradizionale, somiglia a questo, somiglia a quello, ma poi alla fine non somiglia a nessuno perché questo proprio è la nostra caratteristica, è questa. Molti dicono che somiglia a un prodotto catanese, alcuni dicono che somiglia a un altro prodotto del ragusano, ma poi non c'entra niente, è solo tipico di Gangi. Troviamo panino con salsiccia locale, quindi salsiccia gangitana e oltre a questo anche facciamo le frittelle di pasta cruda di pane, chiamate cuddure patedde qua a Gangi. Si possono fare sia zuccherate che col sale. Una specialità che possiamo dire povera, no? Sì, della sì, tradizione però sì. Che continua a piacere tantissimo. Sì. Sì, sì, certo che piace. Come si prepara questa pasta lievitata? La pasta del pane, poi viene fritta e poi viene passata o nello zucchero o nel sale. Possiamo fare quindi prima l'assaggio della versione salata e poi passare al dolce. Al dolce, appunto, sì. Questa preparazione si faceva magari un tempo quando le nostre nonne facevano il pane in casa, magari tutte le settimane, sì, avanzava sì, la pasta. La pasta del pane, sì, con la pasta del pane. Dopo lievitato, giustamente, si taglia a pezzetti, si frigge con l'olio di semi e poi appunto passata con lo zucchero e col sale. È un prodotto apprezzato dai visitatori? Sì, abbastanza, sì, sì, abbastanza. Ma quante cose buone dopo aver visto un percorso ricco di emozioni, adesso è il momento di pensare anche alla cena. Mi sembra giusto. E ci vuole ora qualcosa da mettere nella pancia di buono. E qui troviamo cose che rappresentano un po' la cucina gangitana. Sì, la cucina gangitana, siciliana in generale, la salsiccia che è un prodotto tipico siciliano, che noi la facciamo di puro suino, suini locali provenienti da piccoli allevamenti, al quale possiamo aggiungere della fonduta di caciocavallo, vedete come fonde, quasi che cola sulla brace, che è un caciocavallo che ha una stagionatura di circa 8 mesi, fatto di latte, di buon latte di vacche cinisare. Parliamo sempre di latte locale. Sì, sì, latte locale, sono mucche cinisare, la vacca cinisare è una vacca endemica siciliana che viene allevata essenzialmente al pascolo, quindi fa del latte eccellente. La vediamo impiccata, che già sì. Questo è tutto un dire, questo bellissima è da vedere. Questo cavallo impiccato proprio, viene impiccato proprio sulla brace. Deve sciogliersi così lentamente. Sì, si scioglie lentamente, si crea quella fonduta, come vedete in basso,
Edoardo, che mi collabora, è ormai un maestro nel fare questa operazione. Sicuramente rende il panino speciale. Sì, sicuramente. Come viene invece condita la carne della salsiccia fresca? La carne è della carne di puro suino, come ho detto, locale, al quale aggiungo solo sale, pepe e un pizzico di peperoncino. Attilio, mi hanno colpita i condimenti, in particolare questo, sì, se non sbaglio, è un pesto? È un patè di pomodoro secco, è un pesto di pomodoro secco che ho fatto io tritando proprio il pomodoro secco siciliano, al quale aggiungo dell'aglio locale tritato finemente, e dell'olio d'oliva e del pepe.